e altri numero 600157, Brunetta ed altri numero 600158 e Pili numero 100159 che sono in distribuzione. Ora ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, il sottosegretario Gozi, al quale chiedo di esprimere il parere e anche il parere sulle risoluzioni presenti. Prego, sottosegretario Gozi. Sì, grazie Presidente. Qualche minuto per rispondere ad alcuni dei principali punti che sono emersi e poi dare il parere alle risoluzioni. Uno dei fili rossi del vostro dibattito è stato quanto l'Italia abbia inciso o non abbia inciso sulle priorità di politica europea. E qui semplicemente rimando al dibattito che abbiamo fatto un anno fa. Guardate quelle che erano le priorità di politica europea del semestre, guardate le parole chiave e le priorità e i grandi obiettivi politici che noi all'inizio della nuova legislatura europea indicavamo e proponevamo all'Europa, guardate oggi qual è il programma legislativo della Commissione e credo che un primo importante passo sia stato certamente fatto. Eravamo i soli a parlare di crescita, flessibilità e investimenti. La parola investimenti era una parola vietata a Bruxelles solo un anno e mezzo fa, la Commissione Barroso l'aveva eliminata dal suo vocabolario, anche traducendo con Google nel linguaggio della Commissione Europea la parola investimenti non veniva fuori. Oggi c'è un piano degli investimenti, oggi c'è un impegno a sviluppare una nuova politica di investimenti, oggi c'è un'applicazione più intelligente di regole di un patto che se applicato in maniera rigida è stupido e noi abbiamo sempre detto che applicare in maniera rigida delle regole del patto di stabilità e di crescita senza tenere conto della nuova situazione che è emersa dopo la crisi economica era stupido e continuiamo a dirlo che quell'applicazione rigida sarebbe stupida. Oggi abbiamo delle regole di flessibilità che applichino in maniera più intelligente le norme economiche comuni e non è una proiezione verso il futuro. Abbiamo già avuto un margine di circa 6 miliardi e mezzo di flessibilità lo scorso anno e dobbiamo continuare a lavorare su questa direzione. E rimando su questo anche al dibattito che abbiamo avuto sulla governance economica in quest'Aula prima della pausa. Era vietato parlare di Mediterraneo come frontiera comune dell'Unione Europea. Mediterraneo un anno e mezzo fa era un problema dell'Italia e solo dell'Italia. Le questioni migratorie nel Mediterraneo erano un problema dell'Italia e solo dell'Italia. L'Italia era l'unico paese a farsi carico dei pattugliamenti, della sorveglianza, degli interventi umanitari nel Mediterraneo. Leggasi Mare Nostrum. Oggi il Mediterraneo è considerato, come del resto anche le frontiere balcaniche, e noi siamo d'accordo sul considerare anche le frontiere balcaniche, una frontiera comune europea che richiede un impegno di tutta l'Europa. E abbiamo oggi 29 paesi, alcuni anche non dell'Unione Europea, che lavorano per fare il lavoro di sorveglianza nel Mediterraneo. Questo è un altro passo in avanti. Certamente anche da questo punto di vista vogliamo fare molto di più. Era vietato, anzi, venivamo considerati come assolutamente velleitari quando dicevamo dobbiamo superare il regolamento di Dublino. Oggi sembra diventato un mantra nei dibattiti parlamentari europei e nei vari Stati membri. Tutti oggi e la Commissione europea, usando le nostre parole nell'Agenda europea per la migrazione, dichiara chiaramente e giustamente che è del tutto inadeguato il regolamento di Dublino anni 90 ad affrontare le nuove sfide che dobbiamo affrontare oggi e domani. Quindi credo che lavoriamo insieme per abbattere questo muro di Dublino e diciamo che qualche buco ormai l'abbiamo già fatto e evitiamo invece che a causa di un atteggiamento assolutamente illusorio di ritorno dei confini nazionali, di ritorno dei muri, si crei in Europa, l'Europa di nuovo venga divisa dal nuovo muro di Berlino, da una nuova divisione tra ovest e est. E certamente io credo che dobbiamo lottare contro questo ritorno in Europa di coloro che propongono il ritorno appunto a vecchi steccati nazionali, a vecchi confini, perché c'è solo un piccolo problema a invocare le vecchie soluzioni del bel mondo antico. E queste, le vecchie soluzioni del bel mondo antico non servono a risolvere neppure mezzo problema del complesso mondo moderno. Ed è questa, diciamo, la motivazione di fondo che ha spinto la Commissione europea a riprendere le nostre istanze e le istanze di altri paesi a fare quel primo passo che è veramente un passo importante nel superamento del sistema di Dublino. L'altro filo rosso del vostro dibattito è la parola umanità. E io credo che su questo dobbiamo essere molto chiari, maggioranza e opposizione, perché noi non possiamo
come europei, come italiani, essere giustamente scioccati quando vediamo l'immagine di un bambino di 3 anni morto sulle spiagge della Turchia, giustamente scioccati e indignati quando ci sono dei nazisti islamici che tagliano le teste ai loro genitori, però poi essere allo stesso tempo infastiditi quando altri genitori, altri bambini ci chiedono di aiutarli a non subire la stessa sorte, a non morire a 3 anni sulle spiagge turche, a non far tagliare la testa ai nazisti islamici. Questo è il punto chiave sulla questione dei rifugiati politici. Ed è questo il grande punto di svolta su cui dobbiamo lavorare assieme alla Commissione europea, assieme alla Germania, assieme agli altri paesi per creare quel grande consenso che in Europa oggi finalmente è possibile per fare il passo in avanti necessario per superare Dublino, per costruire un vero sistema d'asilo, per avere un'Europa che sia all'altezza della sua storia e all'altezza delle sfide che deve affrontare. Per questo che anch'io voglio ringraziare a nome del Governo la Presidente della Camera per aver organizzato questa prima sessione europea. Chi ha lavorato in quest'aula nella passata legislatura, Presidente, sulle questioni di politica europea, la sessione europea la chiede da anni, quindi certamente siamo soddisfatti. Oggi è stata molto focalizzata, per motivi ovvi, sulla politica estera, però la politica europea non è politica estera. La politica estera è una parte importantissima da sviluppare, da rafforzare, lo avete detto in vari, della politica dell'Unione europea. Ma la politica europea ormai ha una sua specificità e io spero che nella prossima sessione europea si potrà affrontare con ancora più forza degli aspetti che giustamente avete evocato e che sono fondamentali. Noi siamo convinti che occorra riformare in profondità l'Unione europea, siamo convinti che occorra rivedere i trattati, siamo convinti che occorra certamente fare il massimo che possiamo fare con i trattati esistenti, ma che possiamo fare la differenza solo avviando una nuova revisione dei trattati che, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere avviata il prima possibile, non rimandando al 2017 o oltre, come fa il rapporto dei 5 Presidenti, che certamente ha delle indicazioni utili, ma che ha avuto un invecchiamento precoce. Direi che il rapporto dei 5 Presidenti ha avuto un invecchiamento precoce da crisi greca, perché certamente alla luce delle sfide politiche e economiche che l'ultimo negoziato con la Grecia e l'ultima crisi greca pone al nostro Paese, pone all'Europa, certamente quelle proposte al rapporto dei 5 Presidenti sono dei passi in avanti, ma dobbiamo fare molto di più per arrivare a una vera unione economica, per arrivare a una vera unione politica. E questo è il senso delle proposte che l'Italia ha fatto, che aveva fatto già in giugno col documento sulla nuova governance dell'euro presentato dal Presidente del Consiglio, che abbiamo fatto in una iniziativa congiunta con il mio collega francese, proprio volta a rafforzare la dimensione politica, l'unione politica attorno alla zona euro, ed è questa la direzione su cui l'Italia continuerà a lavorare in stretto contatto certamente col Parlamento, certamente con questo Parlamento, certamente con i Parlamenti nazionali, col Parlamento europeo. Noi abbiamo, sin dall'inizio di questo governo, avviato un rapporto molto forte col Parlamento europeo, molto forte con la Commissione Affari Costituzionali di quel Parlamento. Il rapporto su cui Guy Verhofstadt sta lavorando sul futuro dell'Unione europea, che pone i temi di Unione che noi vogliamo e auspichiamo, che ponga i temi che noi abbiamo posto e che poniamo oggi, Presidente, di Unione federale, di Stati Uniti d'Europa, certamente quello è un obiettivo su cui dobbiamo lavorare in cooperazione tra governi che fanno una netta scelta federale, tra governi che fanno una netta scelta per un'Europa più politica e democratica, e parlamenti, a partire dal Parlamento europeo, che si impegnano nella stessa direzione. Proprio in questa ottica di stretta cooperazione certamente ci impegneremo, e lo dico e la ringrazio alla relatrice Berlinghieri, per rendere ancora più evidente, più esplicito il modo in cui il Governo ha dato attuazione agli indirizzi parlamentari e intende continuare ovviamente a dare attuazione agli indirizzi e agli orientamenti parlamentari. Ma proprio alla luce della necessità di lavorare per una vera Europa politica, noi dobbiamo lavorare per un'Europa che sia più grande con le grandi questioni. Le grandi questioni dell'immigrazione, le grandi questioni della politica estera, le grandi questioni della crescita, le grandi questioni della sfida digitale, della sfida del futuro, le grandi questioni di un futuro energetico europeo. Dobbiamo lavorare per un'Europa più piccola con le cose piccole. La lotta contro la burocrazia europea, in bruxellese tradotta better regulation, ma vuol dire meno burocrazia in Europa
e un'Europa più efficiente sulle questioni su cui veramente l'Europa deve intervenire, e che lasci molti più margini agli Stati, alle regioni, alla società civile di lavorare nelle questioni su cui non c'è bisogno di un intervento europeo, è l'Europa che vogliamo, è l'Europa su cui si è impegnata la Commissione europea e su cui sta lavorando il vicepresidente Timmermans, e su questo ho colto degli elementi di auspicio di andare in questa direzione anche dalle opposizioni. Credo che anche con le opposizioni dobbiamo lavorare su questa direzione. Un ultimo punto, Presidente, specifico, ma emerge regolarmente nel dibattito, e credo che occorra dare una risposta sull'accesso e sulla trasparenza del negoziato transatlantico. Noi siamo convinti che il negoziato sul TTIP debba essere più trasparente. Bisogna aumentare l'accesso alle informazioni, bisogna aumentare la trasparenza di un negoziato che noi riteniamo fondamentale, ma che riteniamo vada accompagnato con una maggiore informazione e un maggiore accesso alle informazioni. Abbiamo fatto un primo passo durante il nuovo semestre, siamo stati noi a rendere pubblici gli orientamenti, le direttive negoziali, e vogliamo proseguire su questa direzione. È una competenza esclusiva della Commissione europea. Non dipende dal governo italiano decidere se o meno rendere pubblici questi o quegli altri atti. È una competenza che fa capo unicamente alla Commissione europea. Noi abbiamo chiesto e continueremo a chiedere e continueremo a farci carico di dare seguito alle richieste che sono venute sia dalla maggioranza che dall'opposizione in questa direzione. Da ultimo, Presidente, questo momento di sessione europea è un altro pezzo importante di attuazione della legge 234 del 2012, l'ha citata il collega Pini. Il governo italiano, il governo Renzi, sta attuando pienamente la legge 234 del 2012. Diciamo che se voi guardate lo stato di attuazione di un anno e mezzo fa e guardate lo stato di attuazione oggi, diciamo che grandi passi in avanti sono stati fatti, oggi uno ancora più importante, perché credo che rendere regolare un dibattito ampio, importante, sull'attualità e sui grandi obiettivi di politica europea, Presidente, faccia bene all'Europa, ma faccia ancora meglio alla politica europea dell'Italia. Devo però adesso dare i pareri. Sì, ora se mi dà i pareri, per favore. Io la ringrazio per aver risposto con puntualità alle obiezioni che sono emerse nel dibattito, e adesso magari se mi dà i pareri così poi procediamo. Grazie. Parere positivo alla risoluzione Rosato e altri. Sì. La risoluzione Airaudo, Bordo e altri. Il parere è negativo sulle premesse. È positivo. Non è scotto? Non è scotto? No. Airaudo, io come primo nome vedo Airaudo, comunque. Sì, no, scusi, sottosegretario, ha ragione. La 600156. Parere negativo sulle premesse, positivo sugli impegni se riformulati in questo modo. Quindi parto dagli impegni: eliminare il secondo impegno a impegnare nelle sedi istituzionali dell'Unione Europea, quello verrebbe eliminato. Eliminare a pagina 17 il terzo impegno, farsi promotore di una conferenza europea. L'ultimo impegno alla pagina 17, non a proporre un Green Deal continentale, ma a valutare iniziative per favorire un Green Deal continentale. A pagina 18, dopo in relazione all'Unione dell'Energia, eliminare il primo impegno, farsi promotore affinché l'Unione Europea riveda i target. Eliminare anche l'impegno numero 2. Per quanto riguarda il negoziato col TTIP, eliminare il primo impegno e nella seconda parte in cui si dice ed in ogni caso, qualora prevalesse la scelta di proseguire il negoziato, aggiungere valutare le iniziative opportune volte e poi si prosegue. Il punto C, la riformulazione è la seguente, ad evitare che la soppressione delle barriere non tariffarie si traduca in un deterioramento degli, e poi continuerebbe da, standard che l'Europa nel corso della sua formazione si è data in materia ambientale. Il punto D a incoraggiare la Commissione europea a effettuare studi di impatto. Sul paragrafo relativo alle politiche migratorie, il secondo impegno a favorire le iniziative mirate a un piano di reinsediamento in Europa, il successivo a proseguire nell'impegno a dare effettiva attuazione ai divieti di respingimento delle persone,
eliminare il paragrafo successivo a concedere con effetto immediato permessi, eliminare il penultimo impegno e trasformare l'ultimo impegno a proseguire il rafforzamento di sistema SPRAR per rafforzare il sistema d'asilo nazionale. Se queste riformulazioni sono accolte, Presidente, il parere è favorevole. Sì. Sulla risoluzione Battelli e altri il parere è contrario. Sulla risoluzione Brunetta e altri parere contrario alle premesse e se si accetta la riformulazione che faccio, favorevole al testo riformulato. A pagina 34, il terzo paragrafo, a favorire in tutti i paesi dell'Eurozona dei partenariati tra i singoli Stati, questo quindi sostituirebbe la frase a determinare l'implementazione simultanea dei cosiddetti contractual arrangements. Nel paragrafo successivo eliminare la frase attraverso lo strumento dei citati contractual arrangements. A pagina 35 eliminare ridiscutere la posizione dell'Italia sostituire ridiscutere in parallelo con la piena attuazione degli accordi di Minsk le sanzioni comminate alla Federazione Russa. Il terzo paragrafo relativo all'intervento militare andrebbe eliminato, così come andrebbe eliminato a pagina 37 l'impegno della lettera F, di nuovo relativa all'intervento militare, per le ragioni esposte dal Ministro Gentiloni nel suo intervento introduttivo. Parere negativo, infine, alla risoluzione Pili, della 00159. Noi stiamo lavorando, collega Pili, per risolvere varie questioni legate all'insularità e varie questioni legate anche alla Sardegna e anche oggi. Stiamo lavorando su questo in incontri con, nel caso specifico, con la commissaria europea Vestager, ma attraverso delle vie diverse da quella che lei propone nella risoluzione. Grazie Presidente. La ringrazio Sottosegretario Gozzi. E allora, colleghi, poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Allora, quindi, a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto e io ho iscritto a parlare come primo intervento il deputato Mario Sberna. Prego, deputato. Grazie Presidente. Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziare vivamente la signora Presidente Laura Boldrini per aver voluto questo alto momento di dibattito sul buon futuro dell'Europa e di colleghi che hanno animato la discussione odierna, il Gruppo per l'Italia Centro Democratico ritiene che i documenti programmatici presentati siano particolarmente importanti, perché aprono appunto uno sguardo al domani dell'Europa, ponendo al centro i cittadini, cioè la persona umana. I problemi che deve affrontare l'Europa sono molteplici, come molteplici.